Buongiorno a tutti, siamo alla redazione Bookblock con Federico Taddia e Pier Domenico Baccalario e vorremmo fare qualche domanda. Il vostro è un libro per ragazzi, ma pensate che sia importante farlo leggere anche agli adulti? Credo che sia un libro per ragazzi e ragazze, che sia bello anche da far leggere agli adulti, perché ci sono tanti strumenti pratici, tanti consigli, dove se sei un ragazzo puoi metterti alla prova, puoi sfidare gli adulti, puoi metterti in gioco. Se sei un adulto, tante cose le puoi fare anche tu, perché ci sono delle cose che chiediamo di fare ai ragazzi che possono mettersi alla prova anche gli adulti. E poi magari c'è un insegnante, un bibliotecario che ha bisogno di idee per fare attività con i giovani e lì trova suggerimenti. Voi avete fiducia nei bambini e nei ragazzi? Credete che riusciremo a salvare il mondo? Speriamo. Totale. Credete che sia più facile insegnare ad un bambino a rispettare il mondo e le persone che lo abitano o gli adulti? Io non farei tutte queste differenze. Se insegni qualcosa a qualcuno vuol dire che non la sa e magari dopo l'ha imparata, per cui non stare a dividere il mondo tra adulti e bambini, non considerarti un bambino o un adulto, perché in entrambi i casi hai qualcosa da imparare. Poi guarda, sono tutte cose secondo me che sia gli adulti che i bambini già sanno, no? Noi le abbiamo un po' rispolverate e magari riscritte con una chiave un po' più moderna, un po' più attuale, con un linguaggio più comprensibile, e quindi diventano alla portata di tutti. Molte volte non si dà importanza alle piccole azioni quotidiane, ma può un'azione che sembra innocua e semplice causare dei danni? Possono anche le azioni innocue, sì, causare dei danni, no? Perché magari dici una parola che per te è una parola leggera, è una parola buttata lì, invece può ferire, per esempio, un tuo amico o una tua amica. C'è un gesto che per te può essere anche istintivo, che ne so, togli un tuo compagno di classe dal gruppo WhatsApp, che è un gesto assolutamente inutile, piccolo e piccino, per lui può essere invece un gesto grave, quindi anche i gesti piccoli hanno il loro valore. Certo, e poi Dante Alighieri mette nell'inferno gli ignavi, che sono quelli che non fanno nulla. Ecco, se forse Dante ha ragione in qualcosa è che le cose bisogna provare a farle, quindi tra non fare un gesto così perché non ci pensa e provare a farlo, io preferisco chi prova a farlo. Magari poi sbaglia e allora c'è una grande bella rivoluzione, che è quella di saper chiedere scusa. Credete che sia necessario insegnare anche nelle scuole a rispettare il mondo e le persone? Nelle scuole si insegnano tante cose, per cui non credo che sia necessario nulla, penso che sia necessario che qualcuno a un certo punto lo cominci a fare. Non darei la responsabilità ai poveri insegnanti di dover insegnare tutto quello che gli altri non insegnano più, altrimenti è un modo per non fare una delle cose che consigliamo nel libro, cioè non dare la colpa agli altri. E comunque se a scuola insegno, soprattutto impari bene la storia, la scienza, la geografia, cioè sono tutte materie che già appunto capendo quelle cose lì apprendi anche quelle che sono le conseguenze dei tuoi gesti e delle tue azioni, quindi se è fatto bene l'insegnamento in quelle discipline lì, come conseguenza insomma dovrebbe esserci anche una presa di consapevolezza di cosa fare e cosa non fare. A chi sta? Numero! Ed è tutto dalla redazione del Book Blog per Pier Domenico Baccalario e Federico Taddia. Scusa, ma voi invece come vi chiamate? Livia. Daniele. Livia e Daniele, yeah!